Buongiorno a tutti, oggi è martedì 8 ottobre 2024. Ormai da qualche settimana Israele lancia continui, pesantissimi attacchi in Libano, prendendo di mira i quartieri residenziali, infrastrutture e i vertici sia civili che militari di Hezbollah. Il 27 settembre il segretario generale del Partito di Dio, Hassan Nasrallah, è morto in seguito a un devastante bombardamento presso il quartiere Dahiya di Beirut ad opera dell'aeronautica militare israeliana, che ha anche colpito obiettivi in territorio yemenita e siriano. A sua volta, Hezbollah ha risposto con il lancio di un nugolo di missili in territorio israeliano in attesa che l'Israeli Defense Force lanciasse l'invasione di terra denominata Freccia del Nord. Una volta entrati in territorio libanese, i soldati di Chal hanno subito diverse imboscate, riportando morti, feriti e distruzione di mezzi. L'1 ottobre, il governo di Teheran, sottoposto a forti pressioni sia interne che esterne, in seguito all'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh, si è mobilitato sferrando l'operazione Two Promise Two. Nell'arco di qualche decina di minuti dall'Iran sono partiti poco meno di 200 missili balistici contro il territorio israeliano. Gli israeliani, rispetto delle dichiarazioni dei vertici di Chal, bucato le difese aeree di Tel Aviv, colpendo obiettivi disseminati in gran parte del paese. Teheran ha quindi dichiarato lo stato di guerra e messo in chiaro che le forze missilistiche iraniane bersaglieranno tutte le infrastrutture israeliane qualora Netanyahu ordini una contro rappresaglia. Il generale Michael Kurila, capo del Central Command statunitense, è arrivato in Israele per coordinare, stando alla stampa sia israeliana che occidentale, una ritorsione commisurata all'offesa subita. Secondo l'ex premier israeliano Naftali Bennett, che nel corso di una sconcertante intervista all'Economist ha affermato che Israele dovrebbe evitare qualsiasi remora pur di incutere terrore nei nemici, una risposta proporzionata consisterebbe nella distruzione del programma nucleare iraniano, nel rovesciamento della leadership politica del paese e nella paralisi dei principali interessi economici iraniani, energia in primis. Per il momento Israele continua a bombardare pesantemente Beirut e effettuare raid in Siria in prossimità della base russa di Khmeimim. Sul fronte ucraino, le forze russe proseguono la loro avanzata, mentre la revisione della dottrina nucleare annunciata da Putin e Lavrov sembra aver indotto gli sponsor occidentali di Kiev a più miti consigli in merito alla possibilità di autorizzare l'Ucraina a impiegare armi fornite dai paesi membri della NATO per sferrare attacchi in profondità in territorio russo. Verso quali scenari ci stiamo orientando? Proviamo a comprenderlo assieme a Francesco Dall'Aglio, che è un medievista, saggista, ricercatore presso l'Istituto di Studi Storici del Dipartimento di Storia Medievale dell'Accademia di Scienze di Sofia e gestore del canale Telegram War Room. È coautore, assieme a Carlo Ziviello, del volume Putin, Oppenheimer e altre storie sulla bomba, pubblicato da Adest dell'Equatore nel 2023. Grazie Francesco, come sempre. Grazie Giacomo, come sempre grazie a chi ci ascolta. Bene, Francesco, partirei dal teatro medio orientale. C'è stato questo attacco, ormai era nell'aria da molto tempo, talmente tanto tempo che qualcuno aveva cominciato a dubitare che l'Iran facesse concretamente qualcosa. Poi qualcosa ha fatto ed è stata un'operazione, anche il nome ricalca quella che era stata sferrata mesi addietro in risposta diciamo, al bombardamento dell'ufficio consolare iraniano a Damasco, ma che si è collocata su un livello un po' superiore. Tu che idea ti sei fatto in proposito? Ma io mi sono fatto l'idea chiaramente che entrambi i contendenti sono un po' intrappolati, diciamo così, in questa trappola escalatoria, nel senso che c'è una cosa molto importante da dire da subito, cioè che per quanto Israele mantenga ovviamente una sorta di superiorità, diciamo così, dal punto di vista militare e soprattutto incommensurabile dal punto di vista dell'intelligence, infatti abbiamo visto no, le operazioni sui cercapersone, non soltanto il fatto che in linea di principio Israele è in grado di trovare, di identificare anche in città, a Beirut, ma addirittura a Teheran, chiaramente, esponenti di spicco delle organizzazioni che siano Hezbollah, che siano Hamas, che siano insomma un po' tutti i nemici locali. Questa, ripeto, questo va assolutamente detto. Va anche detto che dal punto di vista invece di quello che riguarda la guerra convenzionale, cioè roba che scoppia, proiettili, aerei, eccetera, la superiorità israeliana, che noi ci eravamo abituati a considerare come scontata, normale, diciamo così, nel momento in cui entra in gioco l'Iran, non è più tanto valida questa idea che Israele continui a essere automaticamente superiore. Nel senso che, ripeto, Israele ha a sua disposizione tutta una serie di
tecnologie, una serie di armamenti, eccetera, oltre che naturalmente l'assistenza degli Stati Uniti, anche se si tratterebbe di capire assistenza fin dove, nel senso, è chiaro, in caso di attacco, è ovvio, in caso di attacco gli Stati Uniti aiuterebbero con tutto ciò che hanno, in caso di attacco a Israele, però bisognerebbe anche cercare di capire questa assistenza fin dove si spinge nel caso degli attacchi di Israele. Per esempio, la Francia ha già fatto sapere che non ha intenzione di continuare a inviare armi, tranne i contratti già ancora operativi, diciamo così, cosa per la quale ovviamente Macron si è preso una valanga di insulti da Netanyahu, eccetera. Questo lo abbiamo visto nel fatto che Israele è stato finora molto attento a non colpire bersagli in Iran, nonostante questo attacco di cui tu hai parlato abbia colpito dall'Iran bersagli in Israele. Cioè, noi qua ci troviamo di fronte a una serie di attori che sì, possiamo semplificando dire sono l'Iran contro Israele. In realtà Hezbollah non è l'Iran. Non è l'Iran nel senso che ha una sua agenda che, certo, dipende, se vogliamo, dalle linee guida della politica estera iraniana e dall'appoggio militare iraniano, però ha anche una sua serie di autonomie, sia politiche che anche militari, che anche belliche, diciamo così. Colpire Hezbollah non è colpire l'Iran, non è assolutamente la stessa cosa per ciò che riguarda i linguaggi della deterrenza. Una cosa è colpire anche pesantemente, anche molto seriamente, le basi di Hezbollah, i militanti di Hezbollah, i capi di Hezbollah, le strutture militari di Hezbollah, è una cosa è fare la stessa cosa con l'Iran. Ovviamente si tratta di due scale completamente differenti. Finora Israele ha colpito anche duramente, diciamo, Hezbollah, Hamas, lo sappiamo bene. Nei confronti dell'Iran invece, nonostante tutta una serie di parole estremamente minacciose, assolutamente pareggiate da quelle iraniane nei confronti di Israele, per ora invece il conflitto appunto si è mantenuto più sui toni verbali che altro, diciamo così. Questo per un motivo molto semplice, che l'operazione militare che l'Iran ha scatenato sui cieli israeliani qualche giorno fa effettivamente ha provato, come se ce ne fosse bisogno, diciamo così, che la linea dei sistemi di difesa antiaerea e antimissile israeliana è sicuramente di ottimo livello, questo lo sappiamo, ma non è affatto impenetrabile. Ora, noi già in Ucraina e in Russia abbiamo visto che sistemi di difesa impenetrabili non ce ne sono. Ok, questo è, non ce ne sono perché ogni sistema è costruito per rispondere a minacce specifiche. Se tu sai che in quella zona c'è un determinato sistema antiaereo, allora colpirai con qualcosa che non è, diciamo, per il quale quel sistema di difesa non è il meglio che ci sia. E soprattutto abbiamo visto come anche sistemi ben coordinati, sistemi a più strati, diciamo così, in cui bene o male ogni tipo di minaccia è preso in considerazione, possono essere saturati con anche non eccessiva difficoltà con un lancio sostenuto di missili. Sul singolo missile non ci sono problemi, diciamo così, sui 10 missili magari qualcuno sì, 50-100 missili ovviamente non c'è sistema di difesa che possa reggere, a meno che tu non abbia centinaia e centinaia di lanciatori, ovviamente cosa che Israele non ha, cosa che nessuno ha. Quindi non solo, ma l'attacco iraniano è stato un attacco esclusivamente su strutture militari. Questo da un lato consente all'Iran di dire: ecco, vedete, noi non uccidiamo i civili, mentre invece Israele non si fa scrupolo di bombardare. Ma al di là del dato, diciamo così, etico e del dato propagandistico che tu ti puoi giocare appunto presentandoti come la parte moralmente più moralmente migliore, diciamo così, è il dato militare che è importante, perché non sono stati colpiti obiettivi civili, ma sono stati colpiti obiettivi militari. Sono stati colpiti aeroporti militari, di solito gli aeroporti militari sono le strutture in assoluto più difese.
E se ovviamente, come al solito, all'inizio c'era stata la dichiarazione, il 90%, il 99%, tutto abbattuto, tutto distrutto, nessun problema, già i filmati in realtà che circolavano la notte stessa dell'attacco lasciavano intendere che qualcosa doveva essere successo, perché sì, alcuni di questi filmati palesemente riprendevano, ritraevano missili che venivano colpiti, altri però ritraevano missili che andavano a segno. Il problema naturalmente era andavano a segno dove? In mezzo al deserto o su obiettivi? In linea di principio su obiettivi. I danni pratici non sono stati molto grandi, perché? Perché due ore prima più o meno dell'attacco l'intelligence statunitense ha lanciato l'allarme e quindi ovviamente Israele ha fatto decollare i suoi aeroplani, naturalmente, oppure li ha messi al sicuro in strutture più difese, più protette di quelli del normale uso, diciamo così, perché quelli sono gli aeroplani che Israele utilizza per le sue operazioni militari, che siano in Libano, che siano in Siria, che siano sulla striscia di Gaza. Quindi ovviamente questa è una delle critiche che viene mossa sempre all'aviazione russa, no? Perché non ci sono rifugi in cemento armato per tutti quanti gli aeroplani? Innanzitutto perché è difficile costruirne così tanti, in secondo luogo perché se tu utilizzi quell'aereo 15 volte al giorno, insomma, non hai modo di ricoverarlo in una struttura in cemento armato, che una struttura in cemento armato ha tutta una serie ha una strada che poi, insomma, è una cosa un po' complessa, no? Non è mettere la macchina in garage. Ecco. Quindi è chiaro che se tu hai un utilizzo molto veloce, con un turnover molto turnover continuativo di questi aerei, li lasci nella piazzola, chiaramente. Non è che ogni volta che un aereo torna alla missione lo metti nel bunker. Questa è una delle grandi ambiguità. Israele quindi ha tolto tutti quanti i suoi aerei dalle piazzole e li ha messi nei bunker, di cui è dotato naturalmente, oppure li ha tenuti in volo per i bersagli che non possono essere, diciamo così, bunkerizzati, tipo per esempio gli aerei da trasporto, no? Che sono grossi, quindi ovviamente nei bunker non entrano. Ciò nonostante, ripeto, la base è stata colpita, le basi sono state colpite, due aeroporti e, diciamo, la base del Mossad. Sulla base del Mossad non abbiamo informazioni certe, probabilmente non sono stati fatti grandi danni, ma anche qui questa fuga di notizie di due ore prima ha consentito ovviamente di mettere al sicuro il personale. Su questa fuga di notizie c'è da parlare, ovviamente, perché è possibile, che sia verosimile o che sia vero, ovviamente non si sa, ma è possibile che questa fuga di notizie sia stata messa proprio in giro dall'Iran stesso. Perché? Per evitare di fare troppi danni. Perché facendo troppi danni tu obblighi l'avversario a una risposta escalatoria molto più grande di quella che invece fai adesso. Perché adesso Israele può tranquillamente dire sì, hanno colpito l'aeroporto, ma non c'era niente, non hanno fatto nessun danno. Il che in linea di principio è vero. Il problema grosso però di questo tipo di operazioni non è gli aerei che mi hai distrutto, è il fatto che hai dimostrato di poter colpire l'aeroporto e magari la prossima volta non ci sarà nessun tipo di avvertimento, ecco, mettiamola così. Stavolta c'è stato, magari è stata davvero l'intelligence statunitense, sicuramente, però è possibile sia stato anche questa intelligence sia stata imboccata, diciamo così, dall'Iran, proprio appunto per fare in modo da non costringere Israele a una risposta troppo violenta, che avrebbe comportato una risposta di superiore o di pari violenza iraniana. Fino a qualche settimana fa Israele avrebbe potuto tranquillamente far partire quello che voleva, perché non credeva nella deterrenza, nelle capacità di deterrenza iraniana. Adesso non può farlo più, e infatti, nonostante appunto i proclami super bellicosi di Netanyahu e non solo, nonostante una lista di bersagli che comprende tutto l'Iran praticamente, tutte le installazioni energetiche, la centrale nucleare, tutti i centri di ricerca, tutti i centri di comando, tutti i centri di controllo, tutti gli aeroporti militari, tutti i porti, è una cosa veramente estrema, che comunque Israele non sarebbe in grado di fare, ovviamente, se non altro per mancanza del numero di aerei
per fare questo. Adesso invece ci si sta orientando verso una risposta che non sia proprio completamente scalatoria, perché l'Iran ha detto che per quanto lo riguarda le installazioni energetiche per loro sono strategiche, quindi se colpiscono raffinerie, porti, anche civili, cioè nel senso, se anche non fanno danno all'esercito, però chiaramente dice per l'Iran questo è strategico, quindi noi ci comporteremo come se fossero stati colpiti obiettivi strategici. E anche qua bisogna vedere quanto è propaganda, quanto è reale. La nostra risposta potrebbe essere simmetrica, ma potrebbe anche essere asimmetrica, cioè potrebbe essere più seria, più forte. Potremmo causare più danni di quelli che loro hanno causato a noi. Se, ripeto, fino a un po' di giorni fa qualcuno poteva dire vabbè, ma la volta che l'Iran ha provato ad attaccare Israele lo ha fatto con i droni ad aprile, lo ha fatto con i droni e con qualche missile, se questo è quello che può fare, insomma, importa poco. Adesso invece questo attacco ha dimostrato che invece l'Iran è in grado di mandare un numero cospicuo di missili, buona parte di questi missili sono in grado di bucare le difese antiaeree e buona parte di questi missili sono in grado di colpire obiettivi. E quindi questa cosa obbliga naturalmente la leadership israeliana a un minimo di cautela, che è una cosa che, ripeto, non era molto comune. Ecco, perché? Perché effettivamente Hamas può fare dell'escalation fino a un certo punto, Hezbollah può farne di più serie, lo sta dimostrando con missili, droni, eccetera, ma anche qua fino a un certo punto. E però, come avevo detto all'inizio, nel momento in cui entra in gioco l'Iran, le capacità escalatorie dell'Iran sono piuttosto sostanziose, e se qualcuno aveva dubbi, appunto, che l'Iran fosse in grado di colpire, l'attacco ha chiarito che è perfettamente in grado di colpire. Forse addirittura al punto da potersi permettere di avvertire prima, in modo tale appunto a dire guarda, io ti colpisco ma non ti voglio fare troppi danni, perché altrimenti, ripeto, dovresti chiaramente... C'è poi una differenza pratica nel momento, cioè nel modo, non nel momento, nel modo in cui l'Iran colpisce Israele e Israele intende colpire l'Iran, perché Israele diciamo così imita, se vogliamo, la dottrina strategica statunitense e si affida all'aviazione, mentre invece l'Iran ha un'aviazione, insomma, diciamo molto vetusta, per quanto rimodernata, però davvero molto vetusta, cioè risalgono alle forniture militari della guerra tra Iran e Iraq, sostanzialmente questo è l'ultimo, anche se sta trattando con la Russia per fornitura di aerei moderni, anche qua ci sono dei problemi naturalmente, perché questi aerei a cosa dovrebbero servire? A colpire Israele o a difendersi da attacchi israeliani? La Russia è disposta a cederli perché l'Iran si difenda, però ovviamente non intende, ecco, cioè la questione dell'autorizzazione in Ucraina a usare le armi a lungo raggio. Se tu queste armi le usi per difenderti da un attacco russo che ti sta colpendo, allora sì, se però le vuoi usare per partire con un attacco, allora no. Lo stesso ragionamento appunto è assolutamente speculare. Non ha l'aviazione, o ha un'aviazione insomma di livello non eccezionale, ma ha un arsenale missilistico invece piuttosto performante, e lo ha dimostrato non solo in questo attacco, ma lo ha dimostrato anche fornendo alla Russia, che pure in quanto a missili non è che stia messa male, diciamo così, missili, droni, eccetera, eccetera, una serie di modelli, o glieli ha forniti proprio come oggetti, oppure gli ha dato il know-how per costruirli, i Garand, per esempio, ovvero sia gli Shahid iraniani, che all'inizio è stato dato alcuni lotti, e poi adesso i russi se li costruiscono da soli, diciamo. Che la tecnologia missilistica e la tecnologia dei droni, insomma, per carità, sì, certo, la cosa importante è il sistema di guida, ma poi l'oggetto pratico non è che ci voglia granché a costruirlo, diciamo così. Per gli aerei è un po' diverso. E quindi chiaramente le minacce verrebbero da posizioni differenti, non sarebbe uno scambio di missili, ma
uno colpisce con i missili, l'altro con gli aerei, chiaramente chi colpisce con gli aerei può avere, no, un margine di manovra è forse più limitato, perché poi dipende da chi ti lascia usare lo spazio aereo, perché non puoi colpire l'Iran da Israele con gli aerei, ovviamente. Qui invece paradossalmente l'Iran è più è favorito, perché ovviamente i missili non hanno bisogno di chiedere l'autorizzazione e possono colpire dal territorio iraniano, però poi contemporaneamente invece è ovviamente l'aviazione israeliana potrebbe, anche andando semplicemente via mare, avere accesso a tutta una serie di bersagli su larga parte del territorio iraniano, con una versatilità, diciamo così, che ai missili non sempre è consentita, anche perché l'aereo può manovrare, il missile relativamente, diciamo così. Si tratta appunto di vedere adesso cosa intenderà fare Israele. Rispondere dovrà rispondere. Ripeto, è stato colpito sul suo territorio dall'Iran. E non puoi, come ad aprile, no, dire vabbè, ma in fondo non è successo niente. Lo hai fatto il primo giorno, ma ripeto, già il secondo, c'erano foto, analisi, anzi prima c'era, bellissimo, è stato molto, molto, molto interessante. Il giorno dopo sono state pubblicate foto satellitari su cui erano state pixelate nuvole per non far vedere i danni. Dopodiché poi chiaramente quando ci sono state più foto satellitari a disposizione, ovviamente quelle si è visto appunto quali sono gli impatti. Poi c'è da dire una cosa, cioè che anche dopo l'attacco del 13, mi pare fosse il 13 aprile, quello con i droni e con qualche missile, in realtà la risposta israeliana è stata, non nell'immediato, ma diciamo nei mesi successivi, è stata in realtà una risposta abbastanza escalatoria, non necessariamente contro l'Iran, ma sicuramente contro Hezbollah. Adesso invece vediamo che, ripeto, al di là di tutti i grandi proclami, ma insomma questi anni di guerra ci hanno fatto capire che questi grandi proclami, insomma, molto facile farli, da un certo punto di vista ci si aspetta anche che tu li faccia, però per il momento Israele non ha ancora attaccato e non è del tutto certo che cosa intenda davvero attaccare. In base a quello che attaccherà e ai danni che farà, l'Iran deciderà se considerarsi soddisfatto, come a dire il nostro scopo era colpire Israele, noi sappiamo benissimo che Israele può colpire noi, loro hanno pareggiato, il che vuol dire se pareggi che hai paura che io possa farti più male. Questi sono veramente dei bilanciamenti. D'altro canto Israele può dire io pareggio perché in fondo i danni che mi sono stati fatti e il pericolo che mi viene posto non è talmente tanto serio da obbligarmi a radere al suolo le basi militari, eccetera, eccetera. Quindi entrambi chiaramente possono giocarsela dicendo di aver vinto, mentre invece chiaramente entrambi stanno offrendo all'altro la possibilità di deescalare e di tranquillizzare, diciamo così, nei limiti la situazione. Oppure Israele potrebbe decidere per un colpo escalatorio, e nel qual caso poi dobbiamo vedere che cosa farà l'Iran. Però diciamo che se ci eravamo abituati, come dicevi giustamente tu prima, nei mesi precedenti a vedere un Iran che in realtà non agisce, o almeno non sappiamo se agisca davvero, questo attacco ha chiarito che invece no, agisce come? Ripeto, ha la capacità di colpire, sapere quali sono i bersagli e colpirli. Quindi ha provato che il suo non agire nei mesi precedenti non era dovuto a una incapacità, ma era dovuto a un calcolo politico, alla speranza che Israele andasse in de-escalation. Questo non è successo, cioè, quindi a questo punto dobbiamo colpire, offrendo sempre la possibilità di una de-escalation. È interessante, questo mi attirerà critiche, però questo va detto, è interessante vedere come sia la Russia che l'Iran, ovvero sia i due paesi che vengono rappresentati come guidati da matti criminali che non fanno altro che premere bottoni, eccetera, eccetera, sono in realtà i due paesi che nei rispettivi conflitti chiaramente offrono in continuazione all'avversario la possibilità di una de-escalation. Questo naturalmente non è perché
i russi e gli iraniani sono buoni, ovviamente, mentre gli altri sono cattivi, ma perché sia la Russia che l'Iran, sempre nei rispettivi conflitti, non hanno alcun interesse a peggiorare, diciamo così, la situazione. Questo è interessante, no? Vedere come, ecco, nella realtà, cioè nella rappresentazione, scusami, la Russia e l'Iran siano incontrollabili sull'orlo dell'apocalisse nucleare, eccetera, eccetera, e invece poi nella realtà sono loro che colpiscono in maniera, diciamo, certo, colpiscono in maniera gentile, mi sembra un po' eccessivo, però sicuramente in maniera deescalatoria. Calibrata, ma non solo calibrata perché sia deescalatoria, ecco, non per pareggiare, o al limite per pareggiare anche sì. C'è un punto, questo è molto interessante, questo discorso, che mi trovo perfettamente d'accordo. Il punto è, Francesco, tu hai parlato di trappola prima, il punto è che sia all'Iran che alla Russia questa situazione va bene. Perché? Perché soprattutto la Russia sta ottenendo dei concreti risultati sul campo di battaglia in Ucraina, e quindi questo ritmo la porterà a un determinato esito. Viceversa, l'Ucraina ha bisogno di alzare la posta per tirar dentro la NATO, comunque chiamare dei comprimari in suo soccorso. L'Iran porta avanti, assieme al cosiddetto asse della resistenza, una strategia di logoramento di Israele. Quindi lavora Israele ai fianchi da diverso tempo, economicamente, cerca di aprire fratture in seno alla società israeliana, gli apre più fronti, perché adesso Israele deve guardarsi da parecchi fronti, quello iraniano, quello yemenita, quello siriano, quello libanese, quello iracheno, quindi ce ne sono diversi, e per viceversa Israele ha bisogno di uscire dal pantano di Gaza, perché Netanyahu è in una situazione precaria. Gaza è un anno che sono impegnati lì dentro e non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi, questo è un dato oggettivo, e quindi hanno bisogno di alzare la posta. Però adesso, se alzano veramente la posta, il rischio di un incendio gigantesco di tutto il Medio Oriente. Tu cosa ne pensi? Assolutamente sì, ripeto, è una situazione sotto certi aspetti nuova, nel senso appunto che anche questo è certamente un teatrino, sicuramente, chiaro, ripeto, il sostegno statunitense non può mai essere messo in discussione, però anche questo presentare gli Stati Uniti come perennemente in disaccordo con le operazioni più estreme, in disaccordo o ignoranti, cioè, noi non sapevamo niente della questione dei cercapersone, non abbiamo autorizzato nulla, non si sono confrontati con noi, eccetera, eccetera, ci lascia capire come non sia tanto una ricerca del terreno alto morale, diciamo così, no? Come a dire, no, noi non c'entriamo niente, tutto quello che fanno loro lo stanno facendo loro, ma anche gli Stati Uniti oggettivamente non hanno modo di impegnarsi in questo conflitto tanto quanto ci si aspettava che potessero farlo. D'altro canto, non ci dimentichiamo che gli Houthi sono ancora nello Yemen e fanno nel Mar Rosso grosso modo quello che vogliono. Sono state mandate portaerei, sono state mandate corvette, sono stati mandati incrociatori, ci siamo andati anche noi, ci siamo anche noi, ci sono ancora queste navi, eppure non sono in grado di liberare, diciamo così, il Mar Rosso dal pericolo dei missili, dei droni e dei barchini esplosivi degli Houthi. Il porto israeliano di Eilat sostanzialmente è morto, cioè non entra e non esce più nulla, perché qualsiasi nave diretta lì viene colpita o comunque sa di poter essere colpita. Ed è un problema dal punto di vista del fatto che attorno a Israele, attorno nel senso contro, intorno come averla circondato, diciamo così, effettivamente si stanno muovendo una grande quantità di attori. Prima Hamas, poi Hezbollah, poi i vari assi della resistenza in Iraq, poi l'Iran, tant'è che oggi, nel senso, io ho letto la notizia stamattina, potrebbe essere di ieri, sembra che l'Iran voglia creare una vera e propria alleanza, proprio formale, con Hezbollah, con Hamas, con la resistenza irachena, eccetera, eccetera, e considerandoli tra l'altro alla stregua di attori statali sostanzialmente, perché tu queste alleanze formali le fai con gli stati, non le fai con i gruppi più o meno
autonomi, indipendenti, eccetera, eccetera, e creare proprio un network di mutua assistenza e soprattutto di mutuo impiego. Se viene attaccato uno, allora gli altri devono difendere. Quindi c'è effettivamente la concreta possibilità che più che in Ucraina, che questa guerra possa deflagrare, possa allargarsi appunto, ma per esempio anche all'interno dei singoli paesi, nel Libano, la tenuta di Hezbollah, bisogna vedere come può essere, in Siria naturalmente, che c'è anche sempre la Siria, anche la Siria chiaramente dovrebbe essere inclusa in questa alleanza militare sponsorizzata dall'Iran, in Iraq, che è una situazione estremamente fluida naturalmente. Quindi effettivamente sì, e ovviamente anche qua il problema, nel senso, se questo conflitto dovesse allargarsi, ovviamente anche qua dipenderà in buona parte dalle azioni israeliane, nel senso, fin tanto che Israele continuerà ad essere impegnata in combattimento su tutti questi fronti, perché alla fine lo è, e ovviamente tutti questi fronti troveranno convenienza nell'unirsi, e nell'unirsi in maniera più drastica, più radicale di quanto non fossero prima, perché prima, al di là di quello che si leggeva appunto sui giornali, Hezbollah e Hamas non sono la stessa cosa, i loro obiettivi politici sono completamente diversi, al di là dell'ostilità nei confronti di Israele, certo, ma questo non significa automaticamente, sì, significa grosso modo essere dalla stessa parte, però avere metodologie e scopi finali completamente diversi. Se adesso invece metti insieme tutte queste varie anime della opposizione a Israele nella regione, e sembra chiaro che chi le guiderà, chi le egemonizzerà è ovviamente lo Stato che da un lato è più sicuro territorialmente, perché con Israele non confina, dall'altro è uno Stato, perché Hamas non è uno Stato, Hezbollah non è uno Stato, la resistenza irachena non è uno Stato, naturalmente, e poi chiaramente ha l'arsenale maggiore e ha i rapporti diplomatici migliori, al di là della Siria forse. Perché? Perché ovviamente il rapporto tra Iran e Russia è un rapporto forte, che non si spingerà certamente all'invio di truppe russe contro Israele, ovviamente questo è assolutamente da escludere per tutta una serie enorme di motivi, ed è in ottimi rapporti anche con la Cina, in fin dei conti. È la potenza della regione, e questo è anche effettivamente uno scontro regionale, però c'è regione e regione. Questa è la regione del Golfo Persico, quindi è una regione insomma un po' più importante, che ne so, non voglio fare paragoni che potrebbero sembrare sgradevoli, è una regione importante, non è come tutte le altre, è uno scontro per il predominio regionale in quell'area, tra Israele, ovvero gli Stati Uniti, ma insomma, e l'Iran, ovvero la Russia e la Cina, no. Assolutamente no, o meglio con un, che ne so, 10%, 20% e soprattutto con una serie di distinguo abbastanza grandi. E adesso mi sbilancio, ma se davvero il sostegno statunitense venisse un po' meno, anche per limite fisiologico di poter procurare materiale, perché anche qua questi oggetti vanno fabbricati o vanno tirati fuori dai magazzini, non è che uno dice mi servono, ecco lo stiamo vedendo in Ucraina, non è che tu dici mi servono 50 sistemi antiaerei e quelli arrivano il giorno dopo, li devi produrre, li devi fabbricare, se mandi i tuoi devi sostituirli con altri, insomma, se effettivamente gli Stati Uniti non dovessero riuscire a mantenere inalterato il livello, che è un livello altissimo, di rifornimenti militari a Israele, tra appunto Hamas, Hezbollah, Iraq, Siria, Houthi e Iran, io non so effettivamente quante chance possa avere Israele se la guerra diventasse una guerra vera,
cioè una guerra che si combatte anche con operazioni di terra, anche con vere e proprie invasioni, anche con bombardamenti che non sono più stavolta telefonati, che non sono, non c'è più l'avvertimento, ma bombardamenti che hanno come scopo quello di danneggiare quanto più possibile. Non ci dimentichiamo una cosa anche molto importante: Israele è uno stato molto piccolo, cioè è uno stato che non può fare come la Russia, a 10 anni invaso l'oblast di Kursk, beh, capirai, insomma. O addirittura non può fare come l'Ucraina, la quale anche Ucraina bene o male potrebbe dire: ah sì, hanno preso tre quarti di Donetsk, vabbè, insomma, fino ad arrivare alla frontiera con la Polonia hai voglia a prendere. Israele questo è un ragionamento che non può fare, ovviamente, e non può permettersi di perdere territorio al di là del danno di immagine devastante che ne avrebbe, perché, ripeto, Israele è nell'immaginario collettivo il migliore esercito del mondo, la società più militarizzata in senso positivo, naturalmente, del mondo, eccetera, eccetera. E se questa cosa non fosse vera, cioè se questa cosa ovviamente non lo è, chiaramente, ma se questa cosa si dimostrasse non vera, anche dal punto di vista dell'immagine e quindi del sostegno internazionale, Israele andrebbe incontro a una serie di problemi piuttosto grandi, diciamo. Perfetto, siamo in chiusura. Vi ricordo che questo canale demonetizzato si regge unicamente sulle mie forze e vi invito pertanto a prendere in considerazione la possibilità di sostenerlo quando riteniate che il mio lavoro lo meriti. Trovate il link e coda al filmato, tutte le informazioni necessarie per procedere in tal senso, assieme ai riferimenti per iscrivervi ai miei canali Rumble, Telegram e Odissea. Francesco, ti ringrazio come sempre molto per le tue riflessioni. Io ringrazio te per l'invito e per lo stimolo a riflettere, sperando di riflettere bene. Ci si spera. Alla prossima e buona serata. Alla prossima.